tutti amici e bentornati sul mio canale Alla Grande. Oggi andrò a fare un buonissimo primo. Sto parlando di pasta con patate, pancetta e scamozza affumicata. Ragà, una bontà indescrivibile, come dico sempre. Andiamo con la ricetta. Allora, per fare questa buonissima pasta ci vogliono 50 g di olio extravergine di oliva, 10 g di cipolla tritata, un pezzetto di sedano che io ho fatto a pezzettini piccoli, 60 g di salsa, 4 patate medie fatte a pezzettini piccoli, possibilmente, 150 g di pancetta o affumicata o dolce, come volete. In questo caso io userò quella dolce. E poi mezza scamozza affumicata con 50 g di parmigiano. Poi ci vogliono 3 dadi, una pentola con 5 litri di acqua per poter sciogliere i nostri dadi, che poi andremo a cuocere ovviamente la pasta, e 350 g di tubettini. Io in questo caso userò i tubettini, voi se volete potete usare i conchiglie, quello che volete. L'essenziale è che pasta piccola, quello è importante. Questa dose che io vi ho dato ovviamente è per 4 persone, poi dipende anche da quanto si mangia, no? Se si mangia di più come pasta o di meno. Io in questo caso userò 350 g di pasta. Dopo aver dato la ricetta, adesso ci spostiamo sul piano cottura. Allora ragazzi, siamo passati sul piano cottura e come già vedete sto facendo sciogliere i dadi con l'acqua sul fuoco. Adesso accendiamo in un'altra pentola il fuoco, inseriamo l'olio e la cipolla e facciamo leggermente soffriggere. Allora, mentre sta incominciando a soffriggere, inseriamo anche il sedano e ci diamo una giratina. Dopo un minuto inseriamo le patate a dadini e mescoliamo sempre il tutto. Dopo aver aspettato un altro 30 secondi, inseriamo anche la pancetta. E giriamo sempre il tutto. Dopo un minutino che abbiamo mescolato un po', inseriamo anche la salsa. Giriamo sempre il tutto. A questo punto dobbiamo inserire la pasta, mescolare sempre il tutto, facciamo insaporire il tutto in pratica, e poi piano piano aggiungere dei mestoli di brodo. E far cuocere il tutto. Allora, ho aggiunto un 6 o 7 mestoli di brodo e adesso aspettiamo che incominci a bollire il tutto. Poi a metà cottura dobbiamo inserire il parmigiano, quindi vediamo, regoliamoci quando la pasta è quasi fatta, metà cottura. Siamo arrivati a metà cottura. Adesso inseriamo, come ho detto prima, il parmigiano e giriamo e aspettiamo ovviamente che la pasta e la patata si cuocino. Ovviamente assaggiate il tutto per vedere se la pasta è morbida e anche la patata. Poi dovete anche aggiustare di sale. Se vedete che anche se abbiamo inserito il brodo è ancora dolce, ovviamente potete inserire un po' di sale a piacere. Allora ragazzi, siamo arrivati all'arrivo. Adesso chiudiamo
La pasta, la patata si è cotta, inseriamo la nostra metà scamorza affumicata e giriamo il tutto. Abbiamo girato il tutto. Mi raccomando, ragazzi, non deve venire asciutta asciutta, deve rimanere un po' di brodo dentro, sennò poi asciutta non è buona. Allora, abbiamo mescolato il tutto, adesso impiattiamo. Guardate che bontà. Inseriamo un altro po' di parmigiano. E voilà, è il nostro piatto, eccolo qua. Mi raccomando, ragazzi, fatelo che è veramente buono, eh? Mio marito esce pazzo per questo piatto. Come dirvi sempre, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao ragazzi, un bacio grande!